Ciao a tutti, sono Felipe e siamo qui per vedere insieme un giro di Ungheria, Budapest Circuit, e adesso iniziamo. Siamo qui all'ultima curva, iniziando il giro, entriamo in rettilineo, un rettilineo non molto lungo, dove si arriva a 310 km. Qui c'è una grande frenata che va in seconda marcia, anche un po' di bloccaggio anteriore è facile. Qui devi fare bene la curva per uscire con una buona trazione. Dove arrivi qui alla curva 2, è una curva che c'è sempre tanto sottosterzo in terza marcia, poi esci, devi stare sempre attaccato alla sinistra per fare in pieno la curva 3, e adesso arriva qui alla una delle curve più veloci del circuito, in quinta marcia, dove prova a usare bene i cordoli, un cambio di direzione molto molto forte, veloci, no? E qui arriviamo praticamente al posto più lento del circuito, la chicane, in seconda marcia, dove devi usare bene i cordoli, uscire bene con la trazione, dove qui c'è una curva veloce a sinistra e un cambio di direzione molto importante alla destra, dove c'è sempre un po' di sovrasterzo. E adesso arriviamo qui a un altro curvone veloce del circuito, che inizia ad arrivare alla parte finale, una curva a 90 gradi, dove c'è sempre problemi in frenata e la trazione. E qui arriviamo sempre alla penultima curva, dove c'è un po' di sottosterzo, no? E un cambio di direzione forte per l'ultima curva, dove è una curva molto importante per uscire bene e non perdere velocità per rettilineo. Qui è la pista di Ungheria, una pista piccola, però molto divertente.